Assessore Reschigna, oggi lei ha lanciato a questi sindaci alcuni messaggi precisi. Bisogna un po' cambiare mentalità sulla montagna. No, dobbiamo fare una riflessione molto attenta, riconoscendo il grande lavoro che è stato svolto, perché dire cambiare mentalità quasi vuol dire esprimere un giudizio sul passato e non è questo la volontà e neanche onestamente vi è la necessità di un'operazione del genere. Bisogna costruire, secondo me, elevare la nostra qualità e capacità di progettazione. Se vogliamo che la montagna piemontese possa essere elemento di forte protagonista anche protagonista nello sviluppo economico della nostra regione, questo sì. Ecco, si è parlato oggi anche di fare in modo che, ad esempio, le zone omogenee della città metropolitana finiscano per avere un rapporto e anche per coincidere in qualche modo con le unioni montane. Questo processo di creazione delle unioni montane va un attimo ripensato? Sì, il risultato finale sino ad ora è un risultato disomogeneo. Grandi aree con micro aree. Questo mi porta a dire che questo tipo di risultato dobbiamo tutti considerarlo come una tappa, non come la fine di questo lavoro, perché più i territori sono forti, più hanno capacità innanzitutto di rappresentanza e quindi di farsi ascoltare, ma hanno anche una capacità di progettazione diversa. I grandi progetti si fanno su dati e analisi. Lei oggi ha lanciato anche un appello: si torni ad avere uno strumento forte nell'IRES. Io sono convinto dell'utilità per il Piemonte di avere un istituto di ricerche economiche e sociali. Sono per questo ancora più convinto che l'IRES deve uscire da una dimensione di autoreferenzialità e deve ritornare ad essere il soggetto che fornisce gli elementi di analisi su cui gli amministratori e la politica poi decidono. Si parla troppo poco di questa macroregione alpina, ha detto lei oggi. Che sfida può essere per questi territori? È la volontà di misurarsi o di confrontarsi anche con problemi analoghi o di confrontarsi anche con territori che hanno individuato alcune scelte e alcune soluzioni. Ecco perché noi dobbiamo riportare con forza all'interno della montagna piemontese il dibattito sulla strategia della macroregione alpina, perché il Piemonte non può subire questo processo ma deve costruirlo da protagonista.